molto semplice, nel senso che abbiamo quasi fatto tutto, quindi in realtà le questioni sono molto più complesse, molto complesse. Io parto, magnifico, da questo fatto, da questa considerazione. Se il PNRR ha dato all'Italia qualche miliardo in più rispetto agli altri paesi europei, non è stato perché siamo stati più bravi degli altri, è perché abbiamo più necessità, perché abbiamo il problema delle riforme strutturali che non siamo riusciti ancora a fare. Abbiamo il problema che il sindaco di Copertino, come non so il sindaco di Copertino, ha dei grossi problemi ad appaltare le opere pubbliche, grossissimi problemi. Quindi i problemi sono molto complessi, però anche io sono un sognatore. Noi abbiamo organizzato il corso di medicina, abbiamo istituito il corso di medicina a Lecce, che è stata davvero una cosa straordinaria. Ci sentivamo quasi ogni giorno con il Magnifico e abbiamo investito tantissimo. La regione ha investito 85 milioni di euro per la facoltà di medicina a Lecce, però non basta, non è sufficiente. Io adesso, tra qualche giorno, ci sarà il bando, Magnifico un po', come dire, non contrario, ma insomma siamo un po' in competizione. Istituiremo un ITS importante, quello del benessere e della salute, che andrà a formare super tecnici specializzati, no? Che serviranno ovviamente al territorio. Però a parte questo, occorre investire molto, ovviamente occorre investire soprattutto sul capitale umano, perché è la questione più importante in assoluto. Non si può pensare, di costruire o di continuare a fare opere pubbliche se poi, non si riducono i divari. I divari vanno assolutamente riduciti, i divari territoriali, i divari sociali, i divari tecnologici. C'è un divario nella tecnologia assolutamente, importante. Ci sono territori, ci sono persone che non riescono ancora a mandare una mail, hanno una casella di posta elettronica, ce ne sono tantissime. Allora, questo è un problema serio. C'è il problema dell'inclusione sociale, c'è il problema di portare soprattutto nelle scuole, ma insomma sul territorio, di supportare e aiutare chi è in difficoltà. Il Covid ci ha dato questa possibilità, cioè, a un certo punto. Io penso che è stato anche, ovviamente, è un po' provocatorio la mia considerazione, però penso che il Covid ha voluto un po' fermare l'uomo, no? Ha voluto un po' dire, riflettiamo un po', cerchiamo di comprendere che le relazioni umane sono importanti e che l'uomo deve stare al centro. Non può essere la tecnologia o le macchine, perché probabilmente ci stavamo spingendo molto. Io sono per la tecnologia da sempre, però occorre riflettere molto, occorre soprattutto poi considerare anche un altro fatto. Noi siamo cittadini del mondo, non siamo più cittadini di Copertino, di Puglia o d'Europa. Io penso che i nostri giovani, le nostre ragazze devono avere le stesse conoscenze, competenze, abilità di qualunque altro ragazzo del mondo. Perché noi dobbiamo migrare, dobbiamo girare, dobbiamo conoscere le nuove tecnologie, i nuovi usi, saperi, i costumi di altri territori. Perché poi questo ci deve dare la possibilità di continuare di essere ancora più cittadini del mondo nel nostro territorio, nei nostri luoghi, nei nostri paesi. Ed è per questo che dobbiamo costruire le condizioni per far poi ritornare, per far rimanere i nostri ragazzi in Puglia, nel Salento, a Copertino. Io giovedì domani sarò a Roma per questioni sempre legate al lavoro. Tu hai utilizzato una parola nuova, la nuova misura del ministro Orlando, che è la misura per le nuove politiche attive del lavoro, dove io sto cercando in tutti i modi di inserire gli enti locali, perché devono essere necessariamente coinvolti, perché oggi non ha la competenza il comune, l'amministrazione, il comune in generale, però secondo me sono enti importanti, perché occorre necessariamente condividere, fare rete. E dopodomani sono a Foggia per Puglia Regione Università, perché noi, come ha detto il Magnifico, dobbiamo essere Regione Università, perché l'ambito territoriale ottimale non può essere l'unione dei comuni o la provincia. Dobbiamo essere un po' più ampi, dobbiamo considerare un territorio molto più ampio.
perché noi, se noi diciamo, ragioniamo un po' e pensiamo ai paesi fuori dall'Europa o comunque in Europa, ricordiamo appena diciamo, il capoluogo, ma non riusciamo ad avere un'idea o una regione, quindi dobbiamo ragionare in termini un po' più ampi, perché occorre fare sistema. Sono tutte cose che noi ci diciamo da tanti anni, che consideriamo importanti, però probabilmente non riusciamo ancora a comprendere che questo deve essere il solco, questo deve essere la strada e questo è il momento giusto, questo è il tempo giusto. Se noi, le occasioni ci sono sempre, io sono, come ho detto all'inizio, un ottimista, quindi penso sempre che ci sarà sempre un'occasione per rimediare, per fare le cose, però questo è il momento giusto, perché ci sono le risorse, ci saranno le risorse, perché c'è l'obbligo, perché noi siamo obbligati a fare le cose, perché se noi entro il 2026 non solo programmiamo, ma non impegniamo e spendiamo le risorse, noi saremo fuori completamente da tutte quante le dinamiche europee e mondiali, e questo non possiamo permetterci. Solo io come assessore regionale all'università di istruzione, comunque sul il capitale umano, ho 1.400.000.000 da impegnare, quindi da spendere, 2021-2027, quindi immaginiamo quante risorse saranno messe per terra, per strada, e quindi occorre creare gli strumenti giusti, perché se non creiamo gli strumenti giusti non riusciremo ad impegnare le risorse. Io anche se volessi dare, diciamo, un assessore regionale può dare le risorse, a differenza anche di un ministro, no? Perché il ministro normalmente ha una competenza regionale, l'assessore può incidere sul territorio, su un piccolo territorio, ma se il territorio non ha gli strumenti giusti, non si creano i presupposti, diciamo, nessuno può dare risorse per asfaltare le strade se non ci sono le ditte che poi fanno il bagno, comunque fanno il bagno, partecipano il bagno. Quindi dobbiamo fare rete, io sono contento che il Comune di Copertino abbia, come dire, tra virgolette, usato l'università, stia considerando, considera l'università un'agenzia formativa importante. Dobbiamo però, come dire, forse pensare un po' di più a questo, no? Cioè, io normalmente quando vado nei comuni, io ho fatto l'amministratore insieme a Sandrina, e io avevo anche degli importanti, avevo la lavori pubblici urbanistica, io pensavo allora che fossero, diciamo, le deleghe più importanti, sono ovviamente importanti, sono fondamentali per lo sviluppo di un paese, eccetera, soprattutto quando mancano le opere primarie, però lavorare sul capitale umano è fondamentale, è strategico, senza questi presupposti non si riesce a fare nulla. Io qualche mezz'ora fa ho ricevuto un messaggio di una mia collega che mi ha scritto. Ieri ho detto al PD di Giorgio, che ha fatto il PD, che dobbiamo fare un'iniziativa con te. Che tema propongo? Io gli ho detto, gli ho risposto, oltre a parlare delle nuove misure in programma, ITS, garanzia giovani, PASS, eccetera, adesso sto anche modificando PASS laureati, che dà la possibilità a tutti i laureati di acquisire competenze con i master in qualunque parte del mondo, noi paghiamo vitto, alloggio e trasporti anche il master. A parte questo, un tema importante che ho scritto è la transizione scuola-lavoro. Cioè, noi dobbiamo necessariamente costruire percorsi virtuosi, perché io considero davvero la scuola il fulcro, l'elemento più importante. Cioè, senza la scuola, l'università, cioè io non penso che se non costruiamo, come dire, percorsi efficaci a scuola, poi diciamo l'università può riempire, può colmare il vuoto che non è possibile, non si può. E chiaramente anche la terza missione dell'università, quindi quando parlo di transizione scuola-lavoro parlo anche della terza missione dell'università, che è un po' trascurata, quindi tutte le università, forse un po' ingegneria, diciamo, no? Quella parte un po' più spinta verso le imprese che magari hanno queste dinamiche, però diciamo la terza missione dell'università deve essere, secondo me, affrontata con maggiore forza. E l'altra questione importante è l'orientamento. Io sono un po' fissato con l'orientamento. L'orientamento è fondamentale, è importante. Noi dobbiamo costruire percorsi che diano ai nostri ragazzi, non dico la certezza perché è possibile, ma che diano la possibilità di scegliere i percorsi formativi dove hanno le attitudini, come le attitudini.
territorio, cioè non si può cominciare ad investire sul territorio se non si fa uno studio del territorio, capire la storia soprattutto, no? Gli usi, i costumi, e poi capire qual è, dove va il mondo. Quindi chiudo dicendo che occorre avere una visione ed una strategia. L'università è sicuramente l'agenzia formativa più importante. Grazie. E poi limitarci sulla rigenerazione di un tessuto che non è sempre soltanto un tessuto urbano, ma è prima di tutto un tessuto umano, sociale, militare e storico. Noi dobbiamo iniziare a promuovere quello che di buono e di bello esiste nel nostro territorio attraverso questo processo che porti poi all'attrattività, che è un altro degli aspetti fondamentali che nell'agenda sarà sicuramente declinato proprio ai fini del PNRR, perché l'attrattività di un territorio passa attraverso queste sinergie. La cultura come infrastruttura che viene prima di qualunque altra cosa, come pilastro su cui regge poi tutto quello che andiamo a costruire. E naturalmente ritorno al concetto che avevo espresso all'inizio, i saperi prima di tutto, che diventano poi competenze, perché senza i saperi diventa piuttosto difficile riprodurre, intanto tradurre questi in competenze. E allora noi abbiamo bellezze inespresse, abbiamo beni materiali e immateriali che hanno bisogno di esprimersi in questo tempo, in questo particolare momento storico, con tutte le risorse a disposizione. Allora, senza restare monadi, qui, da qui viene fuori anche l'idea del protocollo, noi dobbiamo iniziare a fare sistema e fare rete, relazionarci, condividendo un percorso, condividendo una visione, facendo sì che quella visione che noi possiamo avere del territorio, che è la visione che poi deve essere globale, mettendo insieme tutti gli attori di cui abbiamo parlato, possa poi tradursi in un piano strategico e possa in questo modo diventare questo piano il nostro progetto, il progetto di città. Bene, allora a questo punto io direi di passare alle firme. Abbiamo scelto le PIC che rappresentano la garanzia della firma e soprattutto sono la penna della scuola degli operai, e quindi è stata una scelta voluta. Con cura. Vabbè, fatto quella vita, no, ma le abbiamo scelte con cura.